Buongiorno, mi chiamo Eleonora Lucente e sono la responsabile nazionale in Italia per la Federazione Italiana Sport Cinofili del Dipartimento RCLS. RCLS è l'acronimo di Ricerca Cinofila Ludico Sportiva. È un'attività che prende inizialmente spunto dalle attività lavorative dei cani da soccorso in superficie macerie, ma è stata rielaborata in chiave sportivo e ludico. Oggi vi porteremo attraverso questo video documentario a conoscere l'essenza di questo meraviglioso sport, anche attraverso le testimonianze di chi lo pratica direttamente, ovvero i nostri istruttori e giudici RCLS. Buongiorno, sono Silvia Guglieri, istruttore e giudice RCLS e loro sono Maya e Attila. Durante la costruzione dei binomi RCLS lavoriamo il rapporto cane-conduttore, potenziando l'ascolto e la fiducia reciproca. Imparando a lavorare in sinergia con il nostro cane, formando una squadra, si può arrivare a consolidare la fiducia anche verso razze considerate meno idonee a questo sport. L'RCLS inoltre ha risvolti anche nella vita di tutti i giorni, per esempio il lavoro combinato di istruttore e figurante possono aiutare cani timorosi a superare le loro difficoltà con gli estranei, attraverso la creazione di un'associazione positiva tra persona e premio, che può essere gioco o cibo a seconda di quello che maggiormente va a motivare l'individuo. Buongiorno, io sono Filippo Cordani, istruttore e giudice RCLS, lei è Diva, la mia Malinois di 4 anni, e insieme parleremo di una parte molto importante della disciplina RCLS. Ogni cane può dilettarsi nell'RCLS. La costruzione parte con lavori più tecnici in condizioni di completa sicurezza al campo addestramento, nel corso dei quali si insegna al cane a giocare a nascondino con il figurante e si gettano le basi per un richiamo solido. Dopodiché gradualmente si spostano gli allenamenti in aree esterne, aumentando la difficoltà e modificando il numero dei figuranti e la loro postura. Nel corso della costruzione del cane, un aiuto che si può dare è il condizionamento con l'utilizzo di una pettorina o di un collare, legato solo a questa attività, eventualmente abbinati ad una campanella. In questo modo andiamo a creare nel cane un'associazione tra l'accessorio e l'attività, così che con la vestizione lui abbia già l'aspettativa sul divertimento che l'aspetta. L'ultima fase della ricerca, il ritrovamento del disperso, si conclude con la segnalazione che può avvenire con l'abbaio o con il brinksel. Come dicevamo, in ogni cane si nasconde un potenziale cane da RCLS, senza distinzione di taglia o di razza. Per questo motivo l'abbaio viene valutato in rapporto al tipo di cane che si ha davanti, in modo tale da essere imparziali nel giudizio. Uno dei carburanti motivazionali nella RCLS è il gioco. Brava! Oh, vieni, bravissima! Il gioco riveste un ruolo fondamentale nella relazione e motivazione con il nostro cane. Infatti è utile sia al cane che impara a controllarsi ed ascoltare in presenza di stimoli, attuando un comportamento appropriato per averlo, sia al proprietario che impara a divertirsi insieme e a conoscerlo meglio, rafforzando in questo modo la loro relazione basata su condivisione e collaborazione. Diventano così compagni di giochi, ma soprattutto di vita. La motivazione al gioco è utile nell'apprendimento per aumentare attenzione e concentrazione, oltre che può diventare un rinforzo di alto valore. Naturalmente non ogni gioco è appropriato per ogni cane, ma con la giusta osservazione e conoscenza si imparerà a scegliere quello giusto, una scelta che sarà sicuramente basata sulle preferenze individuali.
Questo è il primo passo per aumentare la motivazione e migliorare il legame affettivo, ossia la nostra relazione. Bisogna prestare attenzione anche a quando giocare con il nostro cane, ossia cercare quei momenti in cui il nostro cane è più attivo e attento, in modo da rinforzare la predisposizione emotiva al gioco. E così è anche importante i posti che scegliamo, quindi dove giocare, perché inizialmente sarà fondamentale scegliere ambienti privi di stress ambientali. Bisogna divertirsi insieme, essere entusiasti, empatici e sinceri, non si può fingere. Ci sono diverse tipologie di gioco. Adesso vediamo, come in questo video, il gioco del tagging, ossia del tira e molla. Questo tipo di gioco si articola in tre fasi. La prima, che è l'inseguimento del giocattolo, la seconda è la cattura e la terza la cosiddetta uccisione del giocattolo. Anche qui, tutte queste tre fasi, non a tutti i cani piacciono in ugual modo e quindi dovremo adattarci. Attraverso il gioco noi andiamo ad esaltare un istinto fondamentale, che è l'istinto di predazione nel cane, che è comune in tutti e si manifesta nei nostri cani attraverso l'impulso al gioco. Si inizia a giocare con il proprio cane fino a trasferire questo rituale di gioco e condivisione verso il figurante, colui che simulerà il disperso. L'addestramento RCLS si articola in tre fasi: obbedienza, palestra e poi ricerca. Fondamentale in questa disciplina è lavorare in sicurezza. Per questo occorre costruire basi educative molto solide. Tra queste troviamo il richiamo, il resta e il ritorno al piede. Nella RCLS il cane lavora sempre libero. Indispensabile è dunque la costruzione di un solido richiamo. Il rapporto è la prima cosa che andrà costruita per avere un cane felice e gioioso di rientrare sempre dal proprio conduttore. Fondamentale quindi è l'atteggiamento del proprietario, che dovrà sempre essere positivo e accogliente al ritorno del cane. La fase di obbedienza viene svolta con due binomi contemporaneamente. Per questo motivo è indispensabile fin da subito abituare i cani alla presenza di altri loro simili. Un aspetto che diventa utilissimo anche nella vita di tutti i giorni, nella nostra società odierna. Anche imparare a rimanere fermo in presenza di stimoli è un aspetto importantissimo nella RCLS. Buongiorno, sono Sabrina Paitoni, istruttore e giudice RCLS. Lo scopo di questo video è quello di spiegare quanto il legame forte con il proprio cane nella vita è strettamente collegato a fare varie esperienze e attività gratificanti insieme. Ciò lo aiuterà ad essere un animale socievole e felice nella vita di tutti i giorni. I livelli dell'obbedienza sono calibrati in modo crescente proprio per aiutare chi si approccia a questa disciplina a non avere uno scalino troppo grande sul cane. In poche parole, si inizia con il livello A, nel quale si dovrà svolgere un'obbedienza alimentare interamente eseguita dal guanzaglio. Poi si passa al livello B, dove si dovrà svolgere un'obbedienza generale senza guanzaglio. E per finire al livello C, si dovrà svolgere un'obbedienza avanzata, ovviamente senza guanzaglio. L'unico criterio che rimane invariato per i tre livelli sarà l'impressione generale. L'impressione generale si può definire come il termometro per misurare se quel binomio si sta divertendo per ancora insieme, o se quel binomio sta andando sulla strada sbagliata, fatto di stress, pretese e frustrazioni. Detto questo, ricordatevi che vicino a voi c'è un essere vivente, con degli istinti, delle debolezze, degli interessi e convinzioni. Nella RCLS esiste anche una categoria chiamata Rescue Team, dove gli esercizi anche di obbedienza possono essere fatti in sincrono, ovvero due binomi alla volta.
Ciao a tutti, sono Ivan e sono istruttore e giudice di RCLS. Negli allenamenti RCLS diamo molta importanza all'acquisizione di nuove competenze. Il saper svolgere ricerche in contesti differenti fa sì che i cani sviluppino capacità motorie utili non solo in RCLS, ma anche nella vita di tutti i giorni. Oltre che in prati e boschi, i cani vengono allenati in terreni scoscesi, lungo torrenti e fiumi, su terreno innevato e in appositi campi macerie predisposti alla preparazione specifica per la ricerca in catastrofe. Tutta questa attività, completata da fasi di riscaldamento e defaticamento, fa sì che i cani siano sempre allenati ed in forma. Partecipare ad attività di RCLS è utile anche ad unità cinofile da soccorso operative per allenare e migliorare le proprie capacità in contesti sempre nuovi. Tutti coloro che praticano l'RCLS, essendo una disciplina che si svolge in contesti naturali, hanno un'attenzione particolare a ciò che è il rispetto dell'ambiente che li ospita. Nella formazione dei binomi RCLS si lavora sulla cooperazione uomo-cane, quindi nella ricerca non ci sono solo le capacità del cane, ma anche quelle del conduttore, che ha il compito di aiutare, indirizzare e facilitare il lavoro del suo cane. Le capacità di uno si integrano con quelle dell'altro per avere un ottimo binomio. Una delle cose più importanti per svolgere il ruolo di conduttore è sapersi muovere con una logica all'interno dell'area di ricerca, quindi crearsi una tattica che è determinante per ottenere un buon risultato sul ritrovamento del figurante. Semplice? No, però è molto avvincente e divertente. Non esiste una tattica perfetta, in quanto ci sono moltissime variabili, come per esempio il cane, quindi per la sua tipologia, per l'età, l'esperienza, il tipo di addestramento o il distacco dal conduttore. Il vento, che ci aiuta se affrontiamo l'area avendolo a favore del cane. La morfologia del terreno, che va valutata sempre a favore del binomio, anche per ciò che si definisce risparmio energetico, ma può anche falsare e deviare la direzione del vento. Quando avete messo a punto la vostra tattica e partite in ricerca, ecco che capita l'imprevisto, per cui dobbiamo essere così elastici da riuscire a variare la nostra tattica. Per questo è utile avere un buon senso di orientamento e prendersi dei punti di riferimento all'interno dell'area che ci servono per poter eventualmente dividere la zona di ricerca in tante microzone. In tal modo ci garantiamo la totale copertura dell'area. Ciao, vi faccio una domanda. Le dimensioni e la razza di un cane sono importanti per fare RCLS? Per la mia esperienza io vi dico no. Qualsiasi cane, di razza o meticcio, grande o piccolo, può svolgere questa attività perfettamente, portando grandissimi risultati e soddisfazioni. Io sono Alessandra Benzi, istruttrice RCLS, e oggi vi racconto la storia di Margot, la mia Staffordshire Bull Terrier di 7 anni e mezzo, con cui ho iniziato a fare ricerca da quando aveva 6 mesi. Super cane! Molto bene! Brava! Inizio col dirvi che la ricerca cinofila ludico-sportiva è uno sport nel quale il lavoro di obbedienza è fondamentale. È proprio grazie all'obbedienza che Margot è diventata un cane educato, sul quale posso fare affidamento in molteplici situazioni e che vive in società serenamente, e vi posso assicurare che non è una cosa scontata per la sua razza. Quando abbiamo cominciato ad allenarci e a fare gare, c'era solo un microdog, lei. Forse qualche anno fa i proprietari di cani piccoli non credevano nelle potenzialità dei loro mini cani, ma alla fine anche un piccolo naso funziona bene e la determinazione che hanno li spinge a fare le stesse cose dei grandi e anche decisamente bene. Con Margot ci sono stati alti e bassi durante la sua crescita e formazione. Lavorava benissimo e si divertiva e poi improvvisamente aveva dei cali di interesse. Ma grazie al lavoro prezioso di tutto il nostro gruppo posso affermare che adesso lei è un super cane.
tanto da essere diventata campione nazionale prima della categoria microdog livello A, poi della categoria specialist livello A, e ciliegina sulla torta, nel 2023 siamo anche state brevettate come unità cinofila da soccorso in superficie per la protezione civile. Nel corso di questi anni, alcune persone hanno dimostrato di avere pregiudizi per questa razza. Un terrier di tipo bull che fa ricerca? Ma, assurdo! Però i fatti e i risultati parlano chiaro, e vi posso assicurare che Margot ha molti più fans che haters. La storia di Margot è anche la storia di Jackie, di Pizza e di tutti i piccoli cani che, oltre ad avere un naso strepitoso, sono tosti, temerari, testardi, dei piccoli carri armati che non si fermano davanti a nulla e che vi renderanno fieri di essere loro compagni di vita. Per concludere vi dico, prendete i vostri mini cani e fate RCLS. Con impegno, tenacia e determinazione riceverete in cambio delle soddisfazioni che non avreste mai potuto immaginare. Potere ai piccoli! Ed eccoci arrivati quasi alla fine del nostro percorso. Ma vi lascio ancora alle immagini di alcuni protagonisti dell'RCLS. Ciao, sono Alessia Guaraldi, sono l'istruttrice e giudice di RCLS. Sono qui con il mio scotch, che è il mio compagno di vita e nello sport. E con queste immagini vi salutiamo e speriamo di avervi fatto capire la bellezza dello sport RCLS. Ci sono dei cani che purtroppo non hanno potuto finire di filmare con noi perché sono stati chiamati lassù sul ponte arcobaleno e ci attendono. A loro un grazie, avete fatto la storia della RCLS.